Il prossimo brano si intitola La Variata. Sono variazioni e virtuosismi per tromba tratti dal celebre Flick e Flock. Fu suonata la prima volta nel primo raduno nazionale dei bersaglieri in congedo, tenuto a Trento e Bolzano nel settembre 1927. Alle varie fanfare in congedo partecipanti si erano aggiunti solo autori delle fanfare in armi, non partecipanti al raduno. Tra loro nacque un reale antagonismo da indurre i suonatori di tromba a creare queste variazioni sul tema Flick e Flock. La più nota trascrizione del brano è quella fatta da Aristide Manprin e la sua esecuzione viene considerata come un punto di arrivo per quasi tutte le fanfare. La Variata. Purtroppo gli ottoni sono un po' freddi stamattina e fanno fatica a scaldarsi. Il prossimo brano si intitola Bersaglieresca. E questa è una marcia composta dal noto autore e amante. Il brano musicale è stato scritto e donato all'Associazione Nazionale Bersaglieri con la seguente dedica: ai bersaglieri in segno di devota ammirazione. Esso è stato per la prima volta eseguito ed inciso su disco dalla fanfara in congedo di Roma. A questa musica è legato anche il nome del poeta Nello De Lucchio, il quale amico di Amario ha voluto come lui onorare i bersaglieri componendone i versi. Bersaglieresca. Thank you.
l'orchestra! Grazie. Bravi! Il prossimo brano si intitola Marcia Cannone, 15-18 Trincee sul Carso. Questa musica, nata in origine col titolo Gabriella, è stata composta per la fanfara del 12° Reggimento Bersaglieri nell'anno 1910, quando il reggimento ancora alloggiava presso la caserma San Celso. In un secondo tempo, durante la guerra 15-18, è stata trasformata in Marcia Cannone dall'autore Giuseppe Trelli. La trasformazione ricorda i giorni trascorsi in trincea durante la guerra mondiale e l'apertura delle ostilità con l'Austria. Lo spavaldo spirito bersaglieresco dell'autore ha voluto trasformare il rombo assordante e micidiale degli obici e delle cannonate in musica, quale sfida temeraria del bersagliere al pericolo e dalla morte. Marcia Cannone. In onore dei bersaglieri di Carretto. Non fu difficile realizzarla perché, pervaso da un profondo sentimento d'amore per tutto ciò che riguardava le piume ed in particolare il terzo bersagliere. Musicalmente ritengo la melodia molto bella e i versi giustamente inseriti nel significato di questa composizione. Alcuni di essi, anche se adattati alla musica, fanno parte del patrimonio poetico nato o scelto dallo stesso colonnello Carretto. Come? Solo chi muore posso star per via, trasformato in solo chi muore si può fermare. Oppure, chi per la patria muore vissuto è assai. Così è nata questa nuova composizione intitolata Carrettiana. Venne presentata per la prima volta il 20 dicembre 1981 in occasione della battaglia di Natale. Erano presenti la signora Carretto e i reduci del terzo, la Carrettiana. We'll be right back.
Bravi! Grazie. Grande orchestra musicale a Padova. Il prossimo brano si intitola La Trionfale, brano nato nel 1936-37 dal compositore Aristide Manprin, nato a Monteruviano, Ascoli Piceno, il 25 luglio 1891. Arruolato come volontario nel 1911, entra subito a far parte della fanfara del 12° reggimento messaliero. Fu passato poi al terzo reggimento e in occasione di una rivista preparata in onore di Vittorio Emanuele III, re d'Italia, compose la Trionfale per festeggiare la fondazione dell'impero. La musica non ha testa, la Trionfale. Il prossimo brano si intitola Il capo fanfara. I versi e la musica di questa marcia sono stati scritti da Leandro Bertuzzo, capo fanfara della terza brigata Goito, che al momento di costituire la sua 100ª fanfara in armi ha voluto offrire questa musica ed in particolare i suoi versi a tutti quei capi fanfara in armi e di congedo che da anni, senza nulla chiedere, animato soltanto da grande fede bersaglieresca, non si lasciano intimorire da ufficiali e presidenti che contrastano il loro lavoro. Il capo fanfara. Thank you.
Grazie. Il prossimo brano si intitola Reggimento di papà. La musica è stata scritta nel 1939 dal maestro Pedro Fuentes. Le parole sono di Mario Valabrega, ufficiale del 4° Reggimento del Salvador. Racconta la storia di un ragazzino che vede partire il padre in guerra col suo reggimento e gli attende con ansia il genitore, certo che un giorno lo arriverà. Arriva la pace e il reggimento fa ritorno. Tutti sfilano fra canti, suoni e sventolio di bandiere, ma il suo papà non c'è. Il suo volto scivola una lacrima, subito asciugata al pensiero che il genitore aveva dato la propria vita per la pace. Decide allora che se un giorno sarà soldato, lo sarà nel reggimento del suo papà, il reggimento di papà. E a disposizione di grandi e vicini, c'è qui vicino al palco un cesto con delle caramelle, un semplice gesto per togliere i nostri auguri. Se volete accomodarvi, grazie. Ancora qualche minuto di pausa. Grazie.